seguì, tu isto sa. Ho aperto tutto perché oggi è caldissimo, è caldissimo. Oggi 43 gradi e dentro la macchina è un forno crematorio. Allora, spegno la radio che si accende tutto in continuo. Guarda un po' chi c'è là. C'è Teresa e gli operatori della Telecom. Vedi, metti nei fili. Teresa, 90 e passa anni, guarda come si mantiene bene Teresa. Vedi, povera Teresa, gli è morto il marito, Aldo. Ha detto che gli manca tanto. Ed è da sola, col figlio. Il figlio Andrea, che saluto. Aldo è campato 90 anni. Ed è dipartito, è andato nell'altro mondo. Teresa, Maria Teresa. Vedi, gli operatori della fibra ottica. Attaccato il filo con la fascetta. Vedi, le guarda Maria Teresa, è curiosa. Si è incazzato quello, vedi? Farà il filo, la matassa. Cos'è l'au? Cos'è l'au? Ah, uno sa un ca. I ca stanno a morire caldo, cos'è un alieno col ca? Ara un po' la bocca? Ah, è una razza, un miscuglio di razza. Guarda che roba, oh! Pare un alieno col ca. Vado a più al pa. Pane giornaliero. E oggi è più caldo di ieri, eh? E na miseria. Che roba. Chi me ci vuole un ventaglio automatico che mi sventola, perché l'aria condizionata fa male. A tenere i finestrini aperti fa male. Non si sa come mettersi, guarda. È proprio estate totale, proprio. È come se fosse fine di luglio. Invece siamo a fine maggio. Te pensa, a fine maggio pare che è fine luglio. È impossibile. È un qualcosa di impossibile. Ringraziamo a Gesù
che ci ha fatto ancora risvegliare oggi in questa giornata. Anche oggi siamo vivi, potevamo essere dipartiti. Invece siamo ancora qui. Ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà. Per la maggior gloria tua, preservami dal peccato di ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Allora, adesso io, fra poco, dopo che ho fatto una commissione, ti dovrò dire una cosa molto importante a te che mi stai a guardare. Allora, adesso ti dirò questa cosa che ho da dirti una volta per tutte a te che mi stai a guardare, tutti voi, che sicuramente siccome non è seguito, le mie produzioni non sono seguite bene, siccome sono mandate avanti in continuazione, allora le persone giustamente non capiscono il messaggio, non capiscono il messaggio, ma viene mal interpretato quello che si dice. Allora, prima da giudicare, bisognerebbe, è giusto, non bisognerebbe mai giudicare, però prima di giudicare bisognerebbe ascoltare bene, attentamente, seguire il filmato. Nessuno è costretto a seguire il filmato, però non si può giudicare se non si segue attentamente i filmati. Ecco, quindi il discorso non è solo questo, ma è soprattutto un altro discorso. Adesso intanto vado verso lo studio medico, vediamo se c'è quello che chiede l'elemosina. Vediamo un attimo. Voglio vedere se stamattina sta lì quel ragazzo di colore a chiedere l'elemosina, che ha le mani d'acciaio. Quello chiede sempre i quadrini o davanti la farmacia oppure davanti lo studio medico. Fa un po' bene. Stamattina non c'è, oh. Com'è possibile? Miracolo. Com'è possibile, oh? Stamattina non c'è. Non c'è stamattina. Fatto. Allora, praticamente qui c'è il foglio per prenotarmi per l'intervento chirurgico qui del tafano. Il tofano, tafano, non lo so nemmeno io. Mi deve ne togliere la ciste. E in più ho pagato la linea internet per farti vedere questi video. 37 euro, vedi? 37,40 euro. Se io faccio vedere queste cose, non è le faccio vedere per farmi pagare, eh? Io le faccio vedere per condividere. E il discorso più o meno è questo, Il discorso è questo, che quando io dico delle cose non è per farmi pagare o per piare la carità da qualcuno, è proprio perché a me purtroppo mi è sempre piaciuto condividere le cose, condividerle con coloro che mi seguono. Quindi non è detto, io faccio vedere una bolletta, allora la mente mentecazza e bastarda pensa che Matteo fa vedere quella bolletta per farsela pagare. Invece no, questa è la mente bastarda, è il bastardismo, è l'invidia, la cattiveria, perché le persone pensano che Matteo fa vedere la bolletta per farsi pagare. Invece non è vero un cazzo. Fa vedere la bolletta perché mi piace condividere la realtà del momento presente a chi è che mi segue, in modo che faccio vedere che io investo delle mie risorse per condividere le mie produzioni giornaliere. Investo le mie risorse. Allora, te voglio dire, il discorso è questo, che ieri, tutte le volte che c'è mio cugino Luca, dobbiamo evidenziare,
dobbiamo evidenziare quali sono le possibilità di vedere nei video mio cugino Luca e quali sono le possibilità di condividere, di poter condividere i video sulla sbocca del fiume Musone. Per chi è che me lo chiede? Giustamente, per chi è che me lo chiede? Quando andrete coi cugini, quando farete i format giù la sbocca del fiume Musò, allora io dico mai più se manca lo sponsor della videocamera. Chiuso, mai più, finito, chiuso. Ma non è perché io dico questo perché per ottenere una videocamera oppure una carità o l'elemosina. Perché se non c'è quella determinata cosa, se non c'è quel determinato oggetto che mi serve per condividere il format, non ci sarà il format, è finito. Non è una... non è un... ma non si tratta di pretendere o di avere oppure di chiedere l'elemosina. Se c'è quella cosa lì, se c'è, bene. Se non c'è, non c'è il video, finito, chiuso. Se c'è la gente che mi chiede, Matteo, perché... quando fai il video laggiù il mare, gli dico, se c'ho uno sponsor che acquista e mi manda la videocamera dalla lista Amazon, quella di scorta, perché con questa ultima, unica e sola, non lo posso fare giù il mare, perché se mi si rovina questa dopo, con cosa li faccio i video? Allora, se c'è quella che ho messo nella lista Amazon desiderata, no dell'obbligo, della costrizione, bene, se c'è uno sponsor che l'acquista, la prende e me la manda, bene, le faccio i video. Se li volete, li faccio. Basta che c'è quella determinato oggetto. Ma non si tratta di carità o di elemosina, perché con quell'oggetto lì io creo dei filmati, delle condivisioni, creo dei lavori audio e video, proprio per chi è che mi segue, per chi è che li vuole, che li vorrebbe, li desidera queste produzioni video. Se tu non le desideri, a me non mi interessa niente. Non ci sono, non ci saranno, perché se non c'è quel determinato oggetto per creare queste produzioni, non ci saranno, punto e basta. Non è che io lo pretendo, non è che chiedo la carità o l'elemosina, a me non mi interessa, non lo farò, il format non lo farò, non lo potrò fare perché non ho il mezzo per creare quella determinata produzione video. Se chi è che vuole che faccio i video giù lungomare, giù la sbocca, come tutti gli anni, allora dice io faccio da sponsor a Matteo per vedere questi format che mi crea per me. Quindi io creo un servizio e è giusto che per questo servizio che la gente vuole o vorrebbe o desidererebbe, fa da sponsor. Ma quindi questo non significa chiedere la carità o l'elemosina. Io non chiedo niente, dico solo chiunque vuole vedere quel format, è giusto che facesse da sponsor e basta. Però quel format, se non c'è, non fa niente. Nessuno è costretto a fare da sponsor, nessuno. Quindi non ho domandato né la carità né l'elemosina. Perché i video li porto avanti lo stesso, li creo, questi pallosi, però per chi è che non gli piace questi, non mi segue, per chi è che vorrebbe quelli del mare, facesse da sponsor, se no non ci saranno, chiuso, come la lista Amazon, no? La lista Amazon, l'unboxing piace a tutti, però ho scoperto che adesso non sta piacendo più a nessuno, perché... gli sponsor non ci sono quasi più, diciamo. Adesso c'è tre pacchi, quindi c'è tanta gente che mi chiede: Matteo, ma perché non fai il unboxing? Io voglio vedere l'unboxing. Tanta gente che mi dice: noi vogliamo vedere l'unboxing. Ho capito che vuoi vedere l'unboxing, bello de zio o bella de zio, però se tanto non c'è i sponsor, non lo faccio più l'unboxing. Ma chi se ne frega, mica l'ho chiesto, mica lo pretendo, La lista Amazon non è la lista della pretensione oppure dell'obbligo, delle costrizioni, è la lista dei desideri, come i format. Allora, non volete vedere il format, non potete vedere a mio cugino Luca?
allora nessuno faccia da sponsor. Chiuso, finito. Si continua a fare così se non volete vedere a Luca, ma se lo volete vedere ci deve essere per forza qualche sponsor, perché mio cugino giustamente ha detto chi è che mi vuole vedere sponsorizza il gatto nero. Finito, chiuso. Nessuno pretende niente. Se tu non sponsorizzi rimane le cose così invariate, ma non vedrete più un servizio. Finito. Non ci sarà più un servizio, ma le cose rimangono invariate. Nessuno è costretto o costretta a pagare lo sponsor del gatto nero oppure l'unboxing. Cosa me ne frega a me? Ma cosa me ne frega a me del pranzo, d'andare al pranzo al ristorante? A me non me ne frega niente, lo volete capire? Però se volete un servizio e lo pretendete, dovete ovviamente fare da sponsor. E mica ve l'ho chiesto io, me lo chiedete voi. Chi è che me l'ha chiesto? Vogliamo i video giù alla sbocca del mare. Siccome fa 50 gradi, vogliamo i video alla sbocca del mare. Allora, se tu li vuoi, fai da sponsor. Fai da sponsor. Manda e ordina tramite Amazon, lista Amazon, la videocamera che c'è nella lista. Se tu non li vuoi, lascia perde. Chi te chiede niente? Chi ti ha chiesto niente? Non mi interessa a me né dell'unboxing nel della videocamera, finché dura questa fa verdura, cosa me ne frega a me? Però se tu vuoi e pretendi una cosa, devi assolutamente fare sponsor, fare da sponsor. E non mi venire a dire un'altra volta che io chiedo la carità, se stronzate qui, perché non è vero, non è proprio vero assolutamente. Anzi, io creo un servizio audio e video, e investo pure delle risorse per condividere le mie produzioni giornaliere, e non ho chiesto la carità a te. Te paghi internet, mi segui e te ringrazio, finito lì. Dopo, se pretendi, è un altro discorso. Chi è che pretende i video sulla sbocca deve fare da sponsor, punto e basta. Nessuno deve pretendere. Nessuno dovrebbe pretendere, noi vogliamo i video alla sbocca, allora fa da sponsor Piazza Benedetta Videocamera, che te devo dire? Però non mi devi di, non mi puoi di, non mi puoi di Matteo, te domandi la carità, e mo capito, vuoi i quattrini, non voglio un cazzo, non voglio, che sia chiaro, non voglio un cazzo. Se tu pretendi, ovviamente bisogna che c'è uno sponsor che manda e l'oggetto in questione che mi serve per fare i video sul mare, tutto lì. Ma io con quell'oggetto lì non è che pio i soldi e me li vado a sputtanare a puttane oppure alle cose brutte. Non è che li usufruisco io di questi soldi, li condivido con voi creando produzioni video che volete oppure che pretendete. Addirittura c'è la pretesa da vedere delle produzioni, ma non c'è lo sponsor, perché io tanto, voglio dire, non è che navigo nell'oro e non mi sto a lamentare, è un dato di fatto. Non navigo nell'oro, signori, non c'ho il tesoretto giù la selva de Castelfidardo, come pensate. Non ce l'ho, questa è una stronzata megagalattica che mi hanno etichettato così ormai. E sono un approfittatore, Vanna Marchi, un delinquente, un assassino, un pedofilo, un piromane, sono un ladro, una spia, un pervertito sessuale, un pornodivo addirittura. Tutte queste cose sono puttanate, e che domando la carità o l'elemosina è una grande stronzata. Perché c'è i miei followers che pretendono e mi chiedono, noi vogliamo i video c'ho la sbocca, oppure noi vogliamo a Luca nei video. Allora, per volere a Luca nei video c'è bisogno da essere sponsor del Gatto Nero. Il Gatto Nero è un ristorante, andiamo lì a magnà, è una trattoria. Andiamo lì a magnà, così vedete a Luca. Se no, non lo vedete, punto, basta, non mi interessa niente del pranzo. Poi c'è il servizio della sbocca. Il servizio dei cugini d'Italia. I cugini d'Italia, chi li vuole vedere? Ovviamente se c'è qualcuno che se lo può permettere, che fa da sponsor alla videocamera di scorta, che mi permette da riprendere giù il mare, bene. Se non c'è, finito, chiuso, non c'è più.
È inutile che si dice sempre, questo vuole l'elemosina, l'emo capito, vuole i quattrini. Perché te ti credi che se io c'ho uno sponsor della videocamera prendo i quattrini nel portafoglio? Me metto i quattrini nel portafoglio? Se uno ordina la videocamera, spende per un oggetto. Io con quell'oggetto lì non ci posso pagare le bollette. Con quello lì creo dei servizi per te. Per te. Non è che me li vado a sputtanà i soldi, perché i soldi ce pagano l'oggetto, ma mica pagano a me. Quindi non è carità, non è una carità o domanda la carità, domanda vuole i soldi. È una stronzata questa, perché c'è il cervello malato, c'è il cervello pazzo, il cervello mentecazzo, c'è l'invidia, c'è la cattiveria, c'è la superbia, c'è la vanagloria. E c'è la pretesa si pretende da me quello che non è possibile adesso. Io quando avrò la possibilità acquisterò un'altra videocamera che mi permetterà di fare i video sulla sbocca. Adesso non li posso fare. Se tu li pretendi devi ovviamente fare da sponsor, ma non è per questo che uno, perché chiedo la carità o chiedo l'elemosina. Questa è una puttanata che c'ha in te il cervello malato, appostatato e abbindolato da Satana. Allora, avemo capito una volta per tutte se faccende qui? E poi quante volte lo devo dire, non crede a nessuno che parla male di me su internet, che questi qui ci avranno da rendere conto, ci avranno da rendere conto. Ecco. Allora. Mamma mia, oh. Ho sentito una svampata di una persona che passava lì, un profumo, una cosa pazzesca, un profumo buono, nello stesso tempo una svampata tempesta di quel camion che è passato, ma rimbambito, dopo il cielo tutto bianco al massimo di chimica. E speriamo, chi vive sperando muore cagando, speriamo che il Padre Celeste ci manda gli angeli a purificare sta terra, perché qui non ne potemo più, non c'è futuro di niente qui. Che realtà e futuro ci abbiamo? Solo su internet, il lavoro di internet, no, il lavoro di internet si sa che oggi c'è, domani non c'è. Più che altro per me è così, vale solo per Matteo Montesi, però per gli altri vale che oggi c'è, domani ci sarà sempre di più. Però per me vale che oggi c'è, domani non si sa se c'è, quindi è tutto precario. Però comunque vada, l'unica alternativa del futuro e di realtà ordinaria è internet. Solo con internet. Però se va via internet siamo tutti finiti. Siamo una massa di polli di allevamento di intensivo e di social network, di burattini e di abbindolati da un social network, perché se non ci sono i social non esiste le fabbriche, non esisterebbe più i lavori di niente, perché ritornando tutto a mano, i database, tutto quanto è tutto su internet, ritornando a mano si scancella tutto l'archivio del passato, quindi è stato scritto ormai, battuto solo tutto quanto in internet. Se non ci fosse internet, che adesso si eliminerà del tutto, no? Con una supernova solare, le coronarie solari elimineranno internet, nessuno più lavorerebbe, non ci saranno più le fabbriche, niente. A parte che adesso ormai l'Italia sta desertificandosi, quindi non ci sarà più acqua e ovviamente le aziende non daranno più avanti senza acqua, non ci sarà più l'acqua, quindi se sparirà l'acqua le aziende non andranno più avanti, dovranno fare gli oleodotti dal mare
e i disanalizzatori, perché ci sono, dal mare che va a finire i rubinetti, se no le fabbriche non vanno più avanti, comunque vada, o linea internet o siccità, nessuno più lavorerebbe. Quindi qual è il futuro o l'ordinario? Internet, se non c'è internet siamo finiti tutti, non esiste più niente, non esisterebbe più niente senza internet. Quindi la realtà ordinaria, no? Qual è la realtà di oggi? È internet. E quindi se uno si dà da fa, è bravo, lavora su internet, come i d'insieme, i me contro te, le coppie che si uniscono tra di loro, fanno unione e fanno combricola e fanno forza, perché l'unione è una potenza, una forza, la divisione è una debolezza. Quando uno è diviso come me è una debolezza, perché Matteo Montesi va avanti a stento, definito pazzo, è sempre le solite etichettature di non attendibile, allora viene sempre distrutto, è invidiato, pensa che la gente pensa che fa che domando carità oppure l'elemosina, sempre così, se va avanti sempre così, allora Matteo sempre più distrutto, sempre più deriso, calunniato, offeso, tradito, diffamato, definito pazzo, pericoloso, delinquente, assassino, piromane, de tutte e de più, de tutte e de più, Vanna Marchi, un macello. E quindi io, internet oggi c'è, ma non c'è, però per gli altri è tutti attendibili, gli altri tutti meglio di me, tutti meglio, Riccardo Dose, Ciccio Gamer, e tanti altri ancora, tutti attendibili. E poi dopo c'è quelli molto più attendibili che bestemmiano a Dio e la Madonnina e fanno i pozzi dei quattrini e sono sicuri al 100% che domani sarà meglio. Invece per quelli come me domani sarà peggio, oppure oggi c'è, stasera non c'è. Quindi tutto si basa su una nuvola che si sfuma in un attimo. Invece se non c'è internet, ormai andiamo tutti a rotoli senza internet. Quindi qual è la realtà e il futuro? È internet. Se non c'è internet siamo tutti finiti, se non c'è l'acqua siamo tutti finiti. Quindi affidiamoci a Gesù, confidiamo in Lui, chiediamo a Gesù la grazia che mandasse i benedetti angeli, che vengono a purificare la terra dall'irrorazione chimica, dall'aerosol chimico nell'aria che ci fa sta male, ci fa sta esseri immondi, esseri occulti, abbindolati da un teatrino occulto, pensando che Matteo Montesi chiede la carità e l'elemosina. Invece è una stronzata, perché io per offrire dei servizi c'ho bisogno di degli attrezzi, che purtroppo ormai c'ho un attrezzo solo e basta, un computer. Il Corriere me l'ha rubato e me l'ha portato in Polonia, un computer di quello che 1600 euro bruciati. O ci credi o non ci credi, a me non me fa fregare meno, però è una realtà. Se tu non ci credi, purtroppo è una realtà per me, per te no, per te ridi, ridi perché i dispiaceri mi te fa ride, però adè ridi te e piagno io, dopo piagnerai tu e riderò io, perché la rota gira per tutti. Allora, e il drone è andato a puttane, quell'altro drone è andato a puttane, e il computer è andato a puttane, la videocamera è andata a puttane. Adesso c'è rimasta una, è un computer stravecchio. Se tu vuoi vedere le mie produzioni, fai da sponsor una volta per tutte, così vedrai quello che pretendi da volere. Ma nessuno deve pretendere quello che vorrebbe vedere, ma io non posso offrire. Quindi se io non lo posso offrire per problemi materiali di risorse, offrilo te se pretendi. Se tu non pretendi, non offrire niente, che ti ha chiesto niente. Allora, adesso me calmo, ci calmiamo tutti, non ci giudichiamo più, basta giudicarci, basta condannarci, basta apprenderci di mira, basta ride per le disgrazie degli altri. Basta rompere i coglioni, calmamoci, dammici una calmata. Quindi recitiamo la corona del rosario, e rosario non mette avanti adesso, mi raccomando, non mettere avanti. Nessuno è costretto, nessuno si deve sentire costretti,
E stesso discorso, non ci si deve sentire costretti a ordinare la videocamera per vedere i video sulla sbocca dalla lista Amazon. No, nessuno è costretto. A me non mi interessa se non li faccio quei video lì. Se qualcuno gli interessa, allora la ordina, me la spedisce per creare queste produzioni. Ma se te non ti interessa, nessuno è costretto a spedirmela. Non voglio né carità né elemosina. Chi è che pretende questi video me la manda. Finito, chiuso, punto, basta. È ora che ve la fate finita da dire che l'elemosina è questo pretende, questo è Vannamarchi, questo è un ladro, una spia, un delinquente, un assassino, un piromane. Addirittura mi viene a dire che sono pure un pedofilo. Ma è allucinante, allucinante. Queste sono diffamazioni gravissime che presto dovrete tutti pagare con i soldi. Ti direi, questo pretende i soldi, vedi che ci fa pagare i soldi. Certo, dovete pagare con i soldi, perché per legge le diffamazioni gravi si pagano con questi. Dopo c'è da pagare l'avvocato, c'è da pagare il giudice, il tribunale e poi la persona lesionata e c'è da pagare, dopo si deve sborsare. Quindi fatevela finita delle puttanate, le diffamazioni, le cazzate, stronzate, le pistellate contro di me. Basta. Chi è che pretende che fa una produzione video fa da sponsor. Punto e basta. Chiuso. Se no non li faccio quei video lì. E se a te non ti interessa, non mi interessa manco a me. Chiuso. Adesso recitiamo Rosario, non mettere avanti, che fa bene per tutti, Rosario. Fa bene per tutti. Non è una preghiera, ma è un'arma contro il demonio. Ecco. A posto. Difendiamoci e combattiamo contro le energie e le frequenze basse che ci fanno star male. Noi ci dobbiamo energizzare delle frequenze alte, che non è New Age, non c'entra niente la New Age, non c'entra niente le religioni. Qui stiamo parlando del male che sempre più dilaga su di noi, nella mente mentecazza, giudicona, la mente che giudica, condanna. Ognuno deve pensare per se stessi, non dobbiamo più condannare a nessuno. Coloro che pensano male degli altri, tipo su di me, te gira il dito verso di te, pensa la merda di te. Pensa alla merda tua che ti scappa fuori dall'orefizio. Non pensa per la mia, perché per la mia me ce pulisco il culo io con la carta igienica. Non c'è bisogno che me lo pulisci te. Ecco. Adesso meditiamo. Allora, i misteri del dolore, perché oggi è venerdì 27 di maggio 2022. 27 di maggio. Nel primo mistero del dolore si contempla l'agonia nell'orto degli ulivi. Adesso ripetiamo 50 Ave Maria, 5 Padre Nostri, 5 Gloria al Padre, perché ci difende dagli attacchi malefici, che ci fa sta bene il Rosario, ce l'ha donato Gesù e Maria nelle apparizioni. Non c'è scritto nella Bibbia Rosario da recitarlo. Nella Bibbia non sta scritto, perché la Bibbia è di 2000 anni fa, ma in questi 2000 anni è apparsi un miliardo di volte la Gesù e la Madonnina. E ci ha donato Rosario per recitarlo come arma contro il demonio. Quindi tutti noi dobbiamo iniziare a recitare questa benedetta arma che ci difende, ci energizza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel secondo mistero del dolore si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Nel secondo mistero del dolore si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace, prega per noi. Nel terzo mistero del dolore si contempla l'incoronazione di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi. Nel quarto mistero del dolore si contempla la salita al Calvario sotto il pesante legno della croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi. Nel quinto mistero del dolore si contempla la morte in croce di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O Clemente, Pia, Dolce Vergine Maria. Un Padre ave gloria adesso per le nostre intenzioni e le richieste della Madonnina. E in più ci affidiamo alla misericordia di Gesù con la coroncina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morti, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero.
per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo direttissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo diltissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Gesù, perdona le nostre colpe. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo direttissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù, confido in te, ora e sempre. Amen.
Dio eterno, la cui misericordia è infinita, in cui il tesoro della compassione inesauribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non spariamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e misericordia. Amen. Adesso leggiamo il Vangelo di oggi. Però dagli Atti degli Apostoli, eh? Dagli Atti degli Apostoli 18, 9, 18, senti bene, eh? Mentre Paolo era a Corinto, una notte in visione, il Signore gli disse: non aver paura, continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male. In questa città io ho un popolo numeroso. Così Paolo si fermò un anno e mezzo e insegnava fra loro la parola di Dio. Mentre Gallione era proconsole della Caia, i giudei insorsero unanimi contro Paolo e lo condussero davanti al tribunale dicendo: costui persuade la gente a rendere culto a Dio in modo contrario alla legge. Paolo stava per rispondere, ma il Gallione disse ai giudei: se si trattasse di un delitto o di un misfatto, io vi ascolterei, o giudei, come è giusto, ma se sono questioni di parole o di nomi o della vostra legge, vedetevela voi, io non voglio essere giudice di queste faccende. E li fece cacciare dal tribunale. Allora tutti afferrarono Sostene, capo della sinagoga, e lo percossero davanti al tribunale, ma Gallione non si curava affatto di questo. Paolo si trattenne ancora diversi giorni, poi prese congedo dai fratelli e si imbarcò diretto in Siria in compagnia di Priscilla e Aquila. A Cencre si era rasato il capo a causa di un voto che aveva fatto. Poi Vangelo, dal Vangelo di Giovanni 16:20-23. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: in verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà, voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna quando partorisce è nel dolore perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino non si ricorda più della sofferenza per la gioia che è avvenuto al mondo un uomo. Così anche voi ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Quel giorno non mi domanderete più nulla. Allora, adesso la spiegazione del Papa. Questo è quello che fanno la gioia e la speranza insieme nella vostra vita. Quando siamo nelle tribolazioni, quando siamo nei problemi, quando soffriamo, non è un'anestesia. Il dolore è dolore, ma vissuto con gioia e speranza ti apre la porta alla gioia di un frutto nuovo. Questa immagine del Signore ci deve aiutare tanto nelle difficoltà, difficoltà tante volte brutte, difficoltà cattive che anche ci fanno dubitare della nostra fede. Ma con la gioia e la speranza andiamo avanti, perché dopo questa tempesta arriva un uomo nuovo, come la donna e quando partorisce, e questa gioia e questa speranza Gesù dice che è duratura, che non passa. Quindi la benedizione di Dio Onnipotente scenda su di noi per intercessione dell'Immacolato Cuore di Maria, del Patriarca Giuseppe e dei Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un bacio a Gesù. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore. Amen. Adesso i nostri cari defunti, eterno riposo dona loro Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace, amen. Eterno riposo dona loro Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace, amen. Eterno riposo dona loro Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace, amen. Ciao! E se vuoi vedere la live, adesso vai sul canale Viola, la vedi che mangio, come quasi tutti i giorni diciamo, la live nel canale Viola. Lo sai qual è il canale Viola? Informati e così mi vedrai in live e potrai parlare con me. Ciao.
Esiste un mondo lontano, sperduto nelle tenebre, laddove due esseri furono scacciati da quello che era definito paradiso. Solo per aver mangiato una stupida porca mela. Per intere generazioni, i loro discendenti furono maledetti nel tempo e nacquero sotto il peccato originale. Ad essi fu affidato un pianeta chiamato Terra, laddove dovevano nascere, vivere e procrearsi all'insegna della maledizione totale, che doveva durare nel tempo, dei tempi, dei tempi. Via via, col passare dei secoli e dei millenni, impararono a sopravvivere e a vincere la paura della notte e le tenebre che li avvolgeva. La paura di riuscire a sopravvivere nel tempo. Era la musica, l'unica arma che avevano a disposizione per battersi. Erano le tenebre, il nemico da sconfiggere. Oggi insieme commemoreremo un rito che dura da 200 milioni di anni, dal tempo dei tempi, il rito della musica. È l'inferno che ti accoglie, che apre il baratro delle tenebre sotto i tuoi piedi, fino alle prime luci dell'alba, incessantemente, senza tregua, senza limiti, con una sola garanzia: qui non ascolterai mai niente di commerciale. Acqua Disco Village in the Italian Network. Un saluto agli amici che da tutta Italia ci hanno raggiunto per vivere insieme a noi questa notte. In console girano i dischi di Nene All Night Long. The best in trance to your mind. Open your mind, open your eyes and don't be afraid. Come with me in this long, long night. Welcome in my hero. Welcome in my land. I am your terror. Benvenuti all'inferno, demoni! Let your mind fly.
Dejan sobre la altura serena de tu manto. Dejan sobre la altura serena de tu manto. Silencio, huyendo del sonido. Eres sonido mismo, espectro de la armonía. Humo de grito y canto. Vienes para decirnos en la noche oscura la palabra infinita, sin aliento y sin labios. Huyendo del sonido, eres sonido mismo, espectro de la armonía, humo de grito y canto, vienes para decirnos en la noche oscura la palabra infinita, sin aliento y sin labios. Del canto y las manchas sonoras que los mares lejanos dejan sobre la altura serena de tu manto, serena de tu manto, dejan sobre la altura serena de tu manto. Dejan sobre la altura serena de tu manto.